Sergio Battelli, come commenta questo risultato? Io credo che questo risultato della nuova elezione di Sergio Mattarella sia un unicum, perché costruito totalmente all'interno delle aule parlamentari, anzi dell'aula parlamentare, costruito coi gruppi parlamentari, perché avete visto come la figura di Sergio Mattarella nel corso delle varie sedute è cresciuta, quindi sono cresciuti i voti sempre di più, si è costruito con un dialogo interno ai gruppi parlamentari questa nuova elezione, che ha costretto poi i leader, che si erano un attimino arenati su una trattativa che non stava portando risultati efficaci, ha portato poi i leader a dire effettivamente questo potrebbe essere il nome giusto. Quindi di fatto è una questione nuova che si è creata, che è quella del gruppo parlamentare che ha di fatto scavalcato quelli che sono state le trattative dei leader. Ecco perché c'è una voce adesso corale che dice il fallimento della politica. Forse è un fallimento di una politica, della politica, ma non dei parlamentari. Ma in realtà la politica si fa dentro le aule parlamentari, la fanno i parlamentari. E oggi invece, anzi in questa settimana, hanno dimostrato con il dialogo interno all'aula, con il dialogo tra i gruppi parlamentari, tra tutti i parlamentari, hanno dimostrato di poter costruire una proposta che è cresciuta piano piano ed è arrivata poi a ieri con 360 voti, che hanno di fatto acceso una lampadina ai leader e hanno poi pensato appunto di chiedere questa mattina al presidente Mattarella se ci stava, se proprio in gergo, no? Quindi ha prevalso secondo me una modalità completamente diversa, che è quella del Parlamento, che si è organizzato parallelamente a quelle che erano poi le trattative dei vari leader dei vari partiti, che hanno comunque fatto una trattativa lunga, estenuante, però che non ha portato grandi risultati. Quindi ha prevalso la politica parlamentare piuttosto che quella dei partiti? Sì, assolutamente sì. A questo giro assolutamente c'è stato questo segnale che ha portato poi alla soluzione più efficace per il Paese, senza perdere ulteriore tempo, senza andare a incancrenire dei rapporti che non si costruiscono con questo tipo di maggioranza. E secondo noi questa è stata la soluzione più efficace per essere veloci, avere un Presidente della Repubblica subito operativo e chiaramente iniziare di nuovo a lavorare, perché una settimana è stata lunga. Credo che gli italiani non avevano neanche più voglia di stare a guardare tutte queste trattative, queste fumate nere. Quindi oggi è stata fumata bianca ed è un bel segnale per il Paese. Quindi una cosa nuova, e come spesso accade, le cose nuove mettono sempre un po' paura. Vabbè, ma la politica è questo, nel senso il Parlamento è eletto per legiferare, per fare delle scelte, e oggi le scelte le ha fatte. Benissimo, grazie. Grazie a te. Buonasera.